Hi guys, siamo gli On The Limits, io sono Lush e io sono Shiba e oggi siamo ritornati su Clash Royale. Di nuovo. Però siamo ritornati su Clash Royale perché? Perché c'è stato un aggiornamento importantissimo. A parte che hai avuto un culo e hai trovato il baule super magico. Questo culo a parte, che il baule super magico l'ho ottenuto perché voglio aprirlo con voi, nella speranza di trovare una leggendaria e fare di Shiba niente, perché praticamente Shiba spera, come sperato che io perdo, spera che io non trovo la leggendaria. Io voglio che trovi la leggendaria, ma la devo trovare almeno anch'io, no? Nel baule gigante che si sta aprendo, figa. Comunque, vi faccio vedere l'aggiornamento, ragazzi, un aggiornamento importantissimo davvero. Hanno messo due modalità di sfide. La prima costa 10 gemme, la seconda 100 gemme. Le sfide... Torneo, sfide. Sfide. Torneo. Sfide. Torneo. Sfide. Cazzo, hai ragione. Allora, io ho provato quella da 10 gemme, quella da 100 gemme ancora no. Quella da 100 gemme, da 10 gemme, prevede 12 partite. Ora, da quel che ho visto, perché l'ho voluta prima provare, consiste in questo. Ogni partita che si vince aumentano le carte. Il tuo bonus, in breve. Sì, il tuo premio. Carte e oro, praticamente. Però, a 3 sconfitte, io mi sono fermato a 6... Alla sesta partita sono stato battuto per la terza volta e si è chiuso il progresso e ho ricevuto il mio premio. Adesso io non so ancora se aprendo il baule posso ripartecipare a un'altra sfida, ma lo vediamo con voi. Con 10 gem, se non sbaglio. Lo vediamo con voi. Poi, un altro aggiornamento importante che hanno messo, che io reputo il migliore, sono quelli dei bauli. Hanno aggiunto due bauli nuovi. Baule leggendario e baule epico. Il baule leggendario contiene una carta sola, costa 500 gemme. Hanno detto che costa 500 gemme. Hanno detto, nelle offerte giornaliere comunque, quelle che durano 6 ore o 20 ore, se non sbaglio. Oppure questo baule si può trovare anche combattendo, ma è rarissimo. Un culo praticamente di quel genere. È il baule epico, costa 10.000 di oro e contiene dicono solo sempre, l'epico. Noi non siamo sicuri di nulla. Vabbè, dicono, la Supercell lo dice. Vabbè. È distorto un'altra volta il microfono. Vabbè. Altre cose, hanno migliorato i tornei e hanno messo carte nuove come il Mega Sgherro e delle altre carte che ancora non dicono, però ogni noi due forse settimane le diranno. Sì, però forse una la sappiamo, che dovrebbe essere lo Yeti di la carta epica. La carta epica, lo dicono. Yeti di Arena 8, qualcosa del genere. Tipo, hanno ribilanciato le carte, si possono fare le amichevoli adesso, una cosa figa, raga, troppo figa. Se avete figa. Facebook, è vero. Praticamente, connettendovi a Facebook, che si fa tra impostazioni, Facebook. Stai sembrando un tutorial. Per chi non lo sa, aiuta. Nella pagina del clan, quindi voi vi ritrovate qua, c'è una nuova scheda, che è quella amici. Andate su amici e vi troverete tutti gli amici di Facebook che hanno scaricato Clash Royale. Altro, ci sono giocano. Io, The Diff, no. Altra figata è questa, che da qui stesso, cliccando, puoi fare l'amichevole, oppure mentre sta giocando, di visualizzarlo tramite l'occhio, oppure di visualizzare il profilo o il clan. Cosa niente male. Ovviamente saluto sempre il clan. Direi. Sempre. Ci sta, dai. Allora, quindi cominciamo con questo piccolo chest opening. Cioè piccolo, baule super magico, trovato così. Dai, il chest opening dei poveri, dai. Voglio cominciare con quello della sfida stavolta. Non cominciamo con quello della sfida, no no. L'omaggio no, perché nell'omaggio ci trovo la leggendaria. Sì, vabbè. Tu, aspetta, spera. Vabbè. Apriamo questo, sono 23 carte, raga. 590 di oro. Bombaroli come se piovesse. Forse. Carta rara la fornace. Epica. La uso ogni tanto, ma... Epica. Madonna, è una carta epica mongolfiera. Io va leggo bene. Le carte, ci sta, signori. Ci sta. Ah, quindi pagando altri 10 di gemme posso ripartecipare. Ma tu sei povero, non buono. Vuoi. Vabbè, domani si scioppa, raga. Cosa si baule scioppa? Baule omaggio. Il mio profilo. 71 di oro, mini pecca, non ci sta niente, spirito del ghiaccio, non lo uso. Oro, 2 gemme, puoi fare ora rara, il torneo, tra l'altro. Carta comune. Siamo ora, pronti, dai. Raga. Siamo si pronti. Inizia col super magico. Baule super magico. Speriamo in questa leggendaria. In questo momento dovete lasciare un like per una leggendaria che esce dal Perché baule. Se non esce la leggendaria, raga, stavolta disinstallo il gioco. Ecco, diretto. Abbiamo la 3.559 di oro, raga, son ricco. Son ricco, epica. Bocciatore, non ce l'avevo, l'ho sbloccato. Epica.
Spiriti del ghiaccio 141, Madonna quante me ne ha date. Un'altra epica, il golem. Ci siamo. Forse ci Io me ne siamo. vado. Due golem. 40 rare, un Dammela a me, ti domatore. prego. 301 spiriti del fuoco li uso, sono importanti molto, dammi un'epica, ti prego. Carta rara 75. Mi sa di Non niente. voglio premere. Non voglio premere. Ci avevo creduto. No! Ah! Vabbè, vuol dire che non hanno messo tanti like sufficienti per una leggendaria. No, raga, è Ci sarei. impossibile. Vabbè, dai, 500 gemme e poi la Cioè, è leggendaria è impossibile, non assicurata. troverò mai la leggendaria, Per mai, lo meno mai. è il Nemmeno bocciatore. allo shop me la dà la leggendaria, mi dà ste cagate, mi dà. Cioè, no, raga, non si può così, non si può così. Vabbè, uguale, si va avanti, si continua, sono arrivato fino a qua senza leggendaria e noi spaccheremo il culo a tutti. Prova Così. il gioco cinese con tutte le leggendarie che ho trovato io, fidati che tu culli non ne fai. Lo sai che cosa vi dico, raga? Oggi facciamo due partite e cerchiamo di trovare sto giappo cinese potente. Lui vorrebbe vincere contro i giapponesi di Scusatemi. Arena 8, tra l'altro. Io i cinesi di Arena 8 li Oh, aro. hai trovato un indiano, viene dall'India. Viene dall'India. India Derizer contro Derizer. 2420 coppe, livello 9, non male. Salutiamo il nostro fan, sicuro. Non male, sì, proprio sì. Sta guardando proprio noi, guarda. Perché no? Vabbè, partiamo col mini pecca, vediamo lui che cosa fa, ognuno aspetta l'altro, lui non fa niente, quindi direi di andare direttamente cattivi col gigante royale. Perché? Non si sa, forse vuole perdere Che cos'è, fulmine. Madonna mia, Vabbè, ma fa. noi i danni li abbiamo fatto danni fotonici, raga. Abbiamo Vabbè. fatto danni estremi. Vabbè, la sua giocata sinceramente non l'ho capita, quel baule. Ci stava, Boh. forse. Boh, non lo so, non mi chiede. Vabbè, mettiamo un Rampa. estrattore. Questa, lui lo aro, raga. Sì. Sì, lui lo aro. Lo aravo tempo fa. Tempo Tempo passato, perché ora t'ha passato bruciato. remoto. Vabbè, i danni, raga, i danni li abbiamo presi un sacco. Madonna, quanti ne abbiamo presi di danni, raga. Beh, il video finisce qui, non vogliamo vedere più Lelo soffrire. No, ma noi adesso gli facciamo male. Ora lui ti manda un'orda di sgherri e vediamo Noi chi è adesso gli normale. faccio. Questa me la tengo. C'ha il barile Vai, gonfio. mini pack. Un altro, no, no. Estrattore di elisir. Non so perché mi faccio sempre gli Ma effetti sonori. mettiamoci, Ci saliamo, sta. saliamo sopra con Guarda l'elisir. dove il baule lì mi fa. Ecco, ora come ti difendi. Vai, mini pecca. Il mini pecca, Aia. raga. Il mini pecca. Il mini pecca fa danno. Però ti è morto, quasi. Non mi è morto, ha difeso. È egregiamente bene, direi. Dove l'ha messo il Ha cannone? fatto benissimo. Migliore mossa di questa non ce n'era, raga. Perché Però t'ha adesso, fottuto. adesso si va a comandare. Però t'ha fregato malissimo. Cosa ha fregato? Cosa? Non ci è arrivato Cosa, il mini dimmi, pack. cosa? Vabbè, Cosa ha fai un'altra fregato? volta la tua palla di fuoco. Cosa? Che Cosa ha culo! fregato, raga? Ne però lui. No, non ci credo. Ha fatto. Mamma mia, cosa ha fatto? Poteva distruggermi la torre, vabbè, dettagli. Beh, ancora a te. Uno, raga! Oddio. Uno di elisir! A questo Oddio. punto l'estrattore lo metto perché. Dai, come non ti ha sparato non si sa. Vabbè. Io dico che quei barbari muoiono. Vabbè. Raga, il gigante royale è buono pure in difesa, in una maniera proprio spropositata. Difenditi, Luca. Difenditi. Spropositata, raga. Spropositata. No, l'infame, quel fulmine. Vabbè, aveva uno di Elisir, era morta Beh, dai. la Uno di torre, non è che. Elisir. Di Elisir. Uno di vita, vabbè, uguale, mamma mia come sei fiscale. Non sono fiscale, sono mio. Facciamo così, possiamo fare di questo, possiamo fare così, possiamo Mentre lui praticamente ti ha fare arato. così, possiamo fare così, noi ci siamo difesi Para. molto, parecchio, Dove l'hai messo tanto, l'estrattore? tantissimo. Questo l'ho messo che se viene il principe a rompere le palle, va a prendere l'estrattore. No, principe, statti fermo dove cavolo sei? Mamma mia! Raga, che botta di culo, Che raga! bucio de culo. Uno spiedino me l'ha lanciato, però. E quello uno spiedino, ti ha mangiato anche un fulmine. Vabbè, dai, pareggio. Dai, raga, ma Pareggio, che ci sta. pareggio! Ma come ti difendi, zio?
Se come ti difendi, zio? Come ti difendi, zio? Mamma mia, cosa ho fatto? Mamma mia, cosa ho fatto? Che partita, raga! Oh, che partita! Dio. Se ridi, ridi, ridi che sta culo. Ceppa, ridi, ridi. Che bella culo. Partita, zio. Però bella partita. Come che culo? Ma se gli è arrivato il mondo alla torre, il mondo. Ma doveva attaccare, si è difeso, no? Ma che gli doveva arrivare? Aveva consumato 6 di elisir per la fulmine del cavo. Seconda partita per noi, ragazzi. Abbiamo spaccato prima, raga. Sì, abbiamo un po' di culo. John Webb. Culo. Questo è Mew. Ha parlato il professore. Questo è Mewtwo. Mew. Mew. Abbiamo trovato chi ha inventato Pokémon Go. Il Pokémon leggendario di Pokémon Go. Che? No, no, il mortaio no. No, no. Shit. Raga, mo gli andiamo a fare il culo. Ma serio. Allora, da quello che ho capito, da quello che ho capito, lui ha un deck pesante. Quindi non gli devo dare tempo per poter mettere lui le carte. Però devo salire io di Elisir. Se non salgo io di Elisir è un problema. È un problema. Mamma mia, quel mini pecca. Che ti è morto. Se sbagliavi anche quella scarica, basta. Altro che l'odio Adele. No, cosa c'era Adele che ti accarezzava qui dietro. Anche se comunque siamo in vantaggio noi, eh. Non volevo dirtelo, ma siamo in vantaggio noi. Sì, ma di uno sputo, di uno sghier. Uno sputo, come lo vuoi chiamare, lo chiami, ma siamo in vantaggio noi. Gigante Royal. Boom. Boom. Ma sì. Ma no, con lo spirito del ghiaccio è l'odio. Che mo ti arrivano i danni, bro. A propulsione ti arrivano i danni. Non, non l'ho preso! Non sapevo questo qui cosa doveva ancora spammare. No, vabbè. Il mortaio mi focusserà il gigante Royal. Scarico. Mamma mia come siamo aggressivi, raga. Scarico. Mamma mia come siamo aggressivi. Sì, lui ora ti ha curato il tuo. Perché quello spirito del ghiaccio lì? Guarda, che schillata. Sarebbe stato troppo bello se avrebbe preso la torre centrale. Allora, il mini pecca gliel'abbiamo. Senti, io lo ammazzo a palle di fuoco adesso, vuoi vedere? Ma io ti andavo a cercare a casa se ero lui, mi fai una cosa del genere io ti vengo a cercare a casa. Mo basta, mi hai rotto con sto mortaio del cavolo. Lui ha fuori di mortaio, te lo distrugge. Mo vedi. Boom. Aia. Sì, 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 a me mi sta bene così. A me mi sta bene così. A noi no, noi vogliamo averti bene. Oddio, no! Cosa? Dai! No! Non credo. Però ha fatto una bellissima giocata. Non mi aspettavo il razzo. 31 trofei, Dio. Non mi aspettavo il razzo, raga. Domani sarà alle 20, domani schieni 9 e passo l'idea di chiudere il clan. Ma che? Ho mandato il messaggio per il torneo che organizzerai. Mi manca tipo una serie di messaggi che non ho letto. Vabbè, ci sarà però un torneo, organizzeremo un torneo. Chi vuole entrare, benvenuto, siamo 45, 5 posti liberi ci sono. Va però bene. Non solo per il torneo si entra perché è un clan serio. Ovviamente, ovviamente. Prossima puntata useremo il bocciatore, lo proviamo. Dicono che sia forte. Facciamo così, te lo dico io il deck. Bocciatore, golem, specchio, pecca, orda di moschettieri. Ma già lo stai facendo. Golem. Fare partito online, no? Specchio da potenziare. No, è un potente, non si potenzia. Certo che si potenzia. Poi? Orda di moschettieri. Cosa? Orda di moschettieri. Tu sei pazzo. Ok, sono buono, sono gentile il pecchio. Poi metti 4 punti. Il razzo. Questo è scemo. Perché? Che cosa? Raga, non sarà mai quel deck. Sto vedendo solo provare. Fino a che punto di Elisir no, 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 no. Tu lo provi questo deck. Ma completamente. Tu lo provi, no? Razzo. No. Poi che cosa gli facciamo mettere? Vabbè, dai. Te la faccio gentile, visto che ti piace il mini pecca, metti. Proprio, non so come cazzo lo devo ringraziare, raga. Un deck di 12 di Elisir. Dove lo vedi? Non trovo nemmeno più il mini pecca. Talmente la mia vista si è offuscata da tutte queste... 4.7, ma tu aspetta, sei scemo. Dai. Dai, allora almeno ti faccio mettere i scheletri piccolini, quelli che costano uno. Ah, grazie. No, ma grazie. E se vuoi, proprio se vuoi,
Mi tengo la scarica. Puoi levarti la scarica e ti metti il coso, l'estratto di Elisi. Ma vaffanculo. Raga, non, serve. Non sarà mai sto no, step. No, no, no. Ma mai. Scrivete nei proveremo commenti. Il bocciatore, no, ma non sarà mai questo deck. Nessuno, io parlo. Ehi. Scrivete nei commenti se volete vedere questo deck usato da lui in battaglia, come perde male. Cioè, ma tu allora, la maggioranza vince. Io già sono nel se questa è l'invidia, raga. Questa è l'invidia. 2370 coppe, vado a perdere coppe per provare un tra deck l'altro, di 4.3 di Elisir. Toast e Nick vedranno questo video. Allora quindi decidono anche loro se vogliono vedere questo deck usato in battaglia multiplayer. Caro mio, vi chicco. Non organizzo cosa più tornei. Vi chicco a tutti quanti. Vi perciò esco nei io. Commenti, scrivete nei commenti che ci sono giù. Chi dice sì e chi dice no, poi li conteremo. Se ci sono più sì lo fa, se ci sono più no non lo fa. Ma tutti vogliamo e bene. Se ci sono più no, canti Wrecking Ball. Ma sto cazzo. Io perdo coppe, ma tu canti Wrecking Ball. Ma io? Scusa, tu vuoi che io perdo coppe con sto deck? Non è un perdo problema coppe, per me, sicuro, io mi faccio 5 profili e poi inizio a scrivere sì. Più no, Wrecking Ball. Più sì, usiamo sto deck e perdiamo coppe, raga. Dai, è pure forte come deck, dai. Cazzo. Vabbè, raga. Per oggi la puntata finisce qua. Noi ci rivedremo in un prossimo episodio. Fateci sapere sempre se vi piace questo genere di gameplay, un po' comico, un po' serio, un po' perso coppe, un po' lo ammazzo. Commentate ovviamente, fatecelo sapere. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi e condividete. On the limits, vive al limite. Ciao. Praticamente stiamo andando a morire. Thank you.